Bentornati a Roofview Interview. Quest'oggi ho voluto tra i miei ospiti Enrico Arasi di Arasi Home per raccontare a voi il magico mondo dei tappeti e quanto è cambiato. Ciao Enrico, ciao, e benvenuto Andrea a Roofview. Ma quanto sono importanti i tappeti all'interno di una casa? Voi avete tutti i materiali molto di pregio e riuscite ad andare incontro a tutte le varie richieste dei vostri clienti? Decisamente sì. Noi abbiamo la possibilità di variare sui materiali seguendo le richieste e le esigenze dei clienti. Quindi possiamo partire con un certo tipo di progetto inserendo un determinato materiale e poi, a seconda dell'esigenza del cliente, modificarlo in base a quanto da loro richiesto. Te lo sto chiedendo, Enrico, perché ormai sempre di più il cliente tende a voler customizzare e rendere il pezzo unico. Quindi, se appunto si decidesse insieme un progetto particolare, voi siete in grado di realizzarlo? Siamo totalmente in grado di realizzarlo dall'inizio alla fine, sia dalla scelta dei materiali, ovviamente insieme al partner che ci segue, e sia sulla selezione dei colori, sulle forme. Noi possiamo creare qualsiasi tipo di tappeto il cliente abbia bisogno, nelle forme, nei colori, nei materiali. Ma questo è importante che venga raccontato, perché il tappeto, diciamo che si è evoluto. Siamo cresciuti con i classici tappeti tradizionali, per sé, che nessuno li vuole svilire, però il concetto contemporaneo nella sua decorazione è molto più legato a tutto quello che ti sta intorno. Quindi io, che poi uso e amo il colore, poterlo rivedere anche sui tappeti, questo mi rende anche un ambiente molto più finito. È corretto quello che dici. Infatti, giustamente, ormai ci sono due mondi del tappeto, c'è il mondo classico e c'è il mondo attuale. Il mondo attuale è quello che segue tutta una progettualità ed è quello che si sta sviluppando maggiormente in questo periodo, seguendo partnership con architetti, con designer. Ci sono molti designer che iniziano a creare i loro tappeti con i loro disegni. La stessa esperienza che abbiamo avuto con Roofview, in cui tu hai creato, hai disegnato e hai selezionato proprio passaggio per passaggio la produzione del tappeto. No, questo sicuramente è un progetto super tailor made e noi la consideriamo appunto una casa d'alta sartoria. E so appunto anche delle collaborazioni che stanno nascendo. Sì, ultimamente siamo riusciti a creare delle collaborazioni molto interessanti, tra cui una collaborazione con la London Art, che è una delle più importanti aziende di produzione di carta da parati, che hanno inserito a catalogo anche dei tappeti, ovviamente disegnati da loro con i loro designer, e noi gli seguiamo tutta la parte produttiva, e questo non solo con la London Art ma anche con altri gruppi, direi, importanti. Domando a tutti i miei ospiti la cosa più bizzarra che ti hanno chiesto di realizzare. Guarda, ultimamente c'è stata fatta una richiesta per un contract di un arredamento di tutto un complesso residenziale in Moldavia, e ci hanno richiesto, più che per il materiale, era la forma dei tappeti che hanno richiesto, e ci hanno richiesto quasi 20 tappeti da inserire nei vari residence, nei vari appartamenti del residence, con una forma ottagonale. Ma dai! Esattamente, ottagonale. È stata una richiesta molto bizzarra, perché onestamente era la prima volta che ci capitava una richiesta di questo tipo, però siamo riusciti a soddisfarla. Abbiamo creato i tappeti come li voleva il cliente e siamo riusciti a creare un ambiente molto molto particolare, molto bello. Interessante. E che novità ci sono prossimamente con i prodotti? Ma diciamo che stiamo studiando diverse collezioni nuove, ovviamente che riprendano nuovo stile di arredamento futuro, cercando di inserire anche dei nuovi materiali all'interno delle proposte. Ma più che cosa abbiamo noi di novità, mi piacerebbe sapere cosa proponi tu di nuovo. Anch'io sto studiando qualcosa di nuovo per il fuorisalone, che sarà sicuramente un concept molto nuovo che ti vedrà anche te protagonista. Molto bene. Quindi a questo punto possiamo concludere la nostra intervista dicendo: viva il tappeto, che quanto è importante avere un tappeto che in questo momento, grazie appunto a questa tecnologia, rimane unico. Decisamente sì. Grazie Enrico. Grazie Andrea.